Let's go Codari e benvenuti a questo nuovo video. In questo caso sono qui per darvi un pochino di spiegazioni o quello che è il mio pensiero sul fatto che Call of Duty stanno andando sempre di più verso il futurismo, comunque in ere sempre più spaziali, in questo caso più avanti con gli anni rispetto alle nostre. Voglio spiegarvi un pochino di cose. Per prima cosa ragazzi dovete andare a leggere questa cosa, ovviamente vi lascerò qui sotto nei commenti il link. Sto parlando di un comunicato stampa, se così si può dire, del CEO dell'Activision, o presidente dell'Activision, riguardante tutti i dislike al trailer di Infinite Warfare. Per prima cosa, questa cosa di dislike è una cosa che non mi piace assolutamente. Posso capire che magari alcuni possono essere dubbiosi sul nuovo capitolo, sul fatto che è ambientato nello spazio e così via, ma allo stesso tempo dovete pensare a quanti anni stanno lavorando su questo gioco. Sono 3 anni che stanno lavorando a questo gioco, quindi vuol dire che ancora non avevano i responsi dell'uscita di Advanced Warfare, il gioco futuristico della casa di Sledgehammer. Perché ragazzi, diciamocelo, ovviamente se loro stanno lavorando da 3 anni su un gioco non possono prendere, tagliare tutto, fermare tutto e fare qualcosa di nuovo. Infatti già per questo hanno deciso di mettere anche Call of Duty 4 Remastered, una remastered fatta veramente bene dai video e dalle immagini che ho visto, proprio per accontentare tutti. Ma ora non parliamo di questo, voglio parlarne dopo. Per prima cosa guardatevi questo bellissimo gameplay di sottofondo, una bellissima nuke fatta in solo, bla bla bla, cecchino, SMG o Cannon Wheeler, niente di che. Comunque andiamo a parlare di quello che ha scritto il CEO dell'Activision. Per prima cosa, lui sa quanto i fan di un franchise come Call of Duty sono forti, si esprimono in maniera molto forte, quanti sono tra l'altro, perché sono milioni ragazzi, si parla di cifre sopra il 40 milioni, sopra i 40 milioni solitamente per i loro giochi. Quindi quello che vuole dire lui è che per prima cosa ci sono molte persone che volevano un gioco quest'anno con i piedi per terra, come poteva essere un COD 4, ed è per questo che gli hanno voluto dare una versione rimasterizzata, in modo da dargli quell'esperienza di gioco che volevano. Allo stesso modo, uno degli obiettivi dell'Activision è quello di innovarsi ogni anno, di cambiare ogni anno, perché dopo tutti i problemi che ci sono stati in passato riguardo le persone che dicevano che il gioco era sempre uguale, che riciclavano continuamente cose, eccetera, eccetera, ora ogni anno vogliono fare delle esperienze più innovative e trovare il modo attraverso Infinite Warfare di comunicarle. Quindi per questa cosa tenete in mente questa cosa che vi ho detto riguardante i tre anni in cui hanno lavorato Infinite Warfare. Non avevano ancora presente il riscontro che avrebbe dato quel gioco e poi Black Ops 3. Oltre a questo, nonostante i dislike al video, il CEO dell'Activision si ritiene soddisfatto delle views e dei like al video, perché nonostante ci siano una marea di dislike, allo stesso tempo il video è uno dei più visti attualmente e dei più commentati, quindi sui social è dei più visti. Allo stesso tempo spiega diciamo perché da Black Ops 2 in poi si è andato sempre di più verso un futuro sempre più lontano. Allora, per prima cosa, Black Ops 2 è stato il primo Call of Duty futuristico, ed è vero, però allo stesso tempo è stato uno dei migliori del franchise di COD, secondo lui e secondo molte persone. Anche se c'erano molti dislike, molte persone già cominciavano a mettere le mani avanti prima di aver tastato il gioco. Quindi quello che vi voglio dire io, Infinite Warfare potrebbe essere una merda, come potrebbe essere il più bel gioco mai fatto di Call of Duty? Non si sa, non lo so nemmeno io. Posso partire prevenuto, sì, avete ragione, però allo stesso tempo mi sento in dovere di dire che dategli una chance e provatelo, tanto lo so che lo prenderete tutti comunque, anche per chi non lo prende, lo so che c'è chi gli piace queste cose futuristiche, c'è chi lo prenderà per COD 4, c'è chi lo prenderà per entrambi, c'è chi lo prenderà solo per fare competitive e così via. Comunque ragazzi, quello che vi voglio dire è che come Black Ops 3, che è ambientato nel 2065, anche questo Infinite Warfare è ambientato molto più in là, e alla fine si andrà nello spazio come avete visto, perché come vi ho detto Call of Duty vuole continuare a innovarsi, a cambiare, eccetera eccetera, e portare sempre la novità nei loro giochi invece di rimanere fermi e stazionari come era un tempo. Ma voglio dirvi ora i miei pensieri su questa cosa. Per prima cosa, Infinite Warfare, come ho già detto, era in progettazione, in programma da 3 anni. Quando hanno cominciato a vedere il calo che c'è stato con Advanced Warfare, hanno detto vabbè, aspettiamo, vediamo con Black Ops 3, comunque sempre gioco futuristico, con il nuovo sistema di movimenti, vediamo cosa succederà.
Beh, anche Black Ops 3 ha fatto successo, ma attualmente non è un gioco molto giocato. La gente si sta annoiando, si sta cominciando a stufare di quella tipologia di gioco. Ed è per questo che sono ricorsi, secondo me, al fare una remastered di Call of Duty 4, in modo da accontentare sia le persone che chiedevano in continuazione un gioco come quelli vecchi, sia da accontentare i ragazzi nuovi che giocano a Call of Duty, quelli, diciamo, le nuove supernove, come le volete chiamare, che giocano a COD da poco o dai titoli come Ghost, Advanced Warfare e Black Ops 3. In questo modo riescono ad accontentare due community con gusti totalmente differenti sotto lo stesso nome Call of Duty. Sicuramente una scelta commerciale molto azzeccata perché ragazzi potevano tranquillamente fare solo Infinite Warfare, ma secondo me avrebbero avuto solo un calo enorme delle vendite. Allo stesso tempo, secondo me è brutta questa cosa di che tutte queste persone si accaniscono, fanno tutti questi dislike, perché molte di quelle persone che faranno questo, che faranno questi dislike, che metteranno questi dislike, sono le stesse che lo andranno a comprare. E quindi è un pochino diciamo un concetto, secondo me, ipocrita e incoerente riguardo Call of Duty. Allo stesso modo, cosa ne penso io del fatto che usciranno due COD? Io sinceramente sono contento, quindi potrò rigiocare al mio COD 4. E una cosa che mi piacerebbe vedere è magari su PC la ProMod, magari molti di voi non la conoscono e non sanno cos'era, la modalità competitiva e sport in questo caso su PC, che era una cosa fantastica da vedere e da giocare. Ma quello di cui voglio parlare principalmente è che dategli una chance, dategli una possibilità a questo gioco. L'avete data a Black Ops 3 nonostante ci fossero questi movimenti e il gioco vi è piaciuto. Quindi potrebbe essere che Infinite Warfare vi piacerà allo stesso modo. Per chi si stesse facendo la domanda, Power, ma lo prenderai, ci giocherai Infinite Warfare? Potrebbe essere di sì, come allo stesso tempo giocherò a COD 4 e assolutamente comincerò a provare anche nuovi giochi, in questo caso come può essere Battlefield 5 e così via. Io spero che abbiate capito quindi questo punto di vista riguardante Call of Duty, del perché secondo me non dobbiamo criticarlo così, perché secondo me molte persone nemmeno hanno idea, lo fanno solamente giusto per trend, per seguire gli altri, della cosa più stupida del mondo. Ragionate con le vostre teste. Se c'è un Call of Duty così, pensateci sul perché sta uscendo un Call of Duty così futuristico. Pensateci sul perché sta uscendo la Remastered. Perché io sono sicuro che se ci perdete 5 minuti ci potete arrivare senza cominciare a scrivere puttanate su internet, cose rabbiose, incazzate, mettere dislike e così via. Io vi saluto, spero vi sia piaciuto il gameplay, spero vi sia piaciuto il commentary, lasciate un video.